Francesco Aquino, vicepresidente del FLAG, oggi una conferenza stampa per illustrare un progetto ad ampio raggio che riguarda due comuni, Marina di Gioiosa, Roccella Ionica, una rivalutazione soprattutto dei nostri frontali che a lungo termine porterà anche sviluppo turistico ed economico. Sì, esattamente, oggi presentiamo due progetti, amministrativamente e finanziariamente sono due progetti, ma poi nella sostanza è un unico progetto, uno che completa l'altro. Un primo progetto che riguarda l'installazione di barriere di ripopolamento nel litorale del comune di Roccella Ionica, e poi il secondo progetto che riguarda sempre l'installazione delle barriere di ripopolamento, ma a salvaguardia di un'importante colonia di cavallucci marini presente nel comune di Marina di Gioiosa Ionica. Stefano e Giglio, oggi commentiamo soprattutto una conferenza stampa per descrivere ai tanti, a chi magari non lo conoscesse, un progetto ad ampio raggio, riguarda i nostri fondali, soprattutto che porteranno uno sviluppo economico anche produttivo per il territorio. Il progetto consiste nell'inserimento sott'acqua di una batimetria più o meno a una profondità tra i 20 e i 40 metri di barriere di calcestruzzo sea friendly, che è un calcestruzzo poroso che serve proprio per l'attecchimento di determinati organismi marini che sono normalmente nella colonna d'acqua ma che sono impossibilitati ad attecchirsi proprio perché manca il substrato duro. Ovviamente da questo e dalla copertura che ci sarà poi in futuro, monitorata sempre dai biologi marini, si avvicineranno diverse specie. Dottore Pisano, la regione è parte attiva e soprattutto di supporto e di un sistema, soprattutto di un progetto a largo raggio dei fondali che potranno portare sviluppo anche non soltanto dell'ecosistema ma anche sviluppo turistico ed economico per il territorio. È quello che ci proponiamo assieme alla sostenibilità dell'ambiente, che è l'elemento cardine di questa iniziativa. L'iniziativa che è stata fortemente voluta dalla parte tecnica, parlo della direzione del dottor Giovinazzo, anche del dirigente Zito, ma è stata fortemente voluta anche dalla politica, che ha implementato i fondi che erano a disposizione. La misura 1.40 investe il 20% circa dei fondi totali disponibili per la pesca in Calabria, parlo di 6 milioni di euro circa, è una somma abbastanza importante. Investe su 10 siti, 9 siti di questi sono a protezione delle aree marine protette, si evita lo strascico, si favorisce il ripopolamento. Il sito, quello che oggi siamo qui a inaugurare, tra virgolette, è un sito non area marina protetta ma di grande interesse naturalistico. Pensiamo ai cavallucci marini e a quant'altro. Ripopolamento e antistrascico, questa è la funzione dei reef che sono posizionati. Sindaco, Marina di Gioiosa e Roccella uniti, quindi non solo in un futuro lungomare ma anche nella protezione e nel supporto dell'ecosistema marino. Assolutamente sì, ed è qualcosa che andava fatta e che sicuramente per il futuro ci darà grandi soddisfazioni. Proteggerà il nostro mare, lo farà ripopolare, ci ricrescerà soprattutto la fauna e anche il pescato, tutto quello che popolava il nostro mare, che da un po' di tempo non c'è più per il fenomeno della pesca purtroppo a strascico che viene praticato con grande disinvoltura. Soprattutto di promozione turistica, perché di rivalutazione e soprattutto di incrementare un ecosistema dell'ippocampo. Certo, perché a Marina e anche nella parte che riguarda Roccella, vicino al cosiddetto vallone fondo che noi abbiamo e che dovremmo valorizzare sempre di più, ci sono gli ippocampi, ci sono i cavallucci marini, ne abbiamo due colonie che insieme a Soverato sono le uniche di tutta la costa ionica e credo anche di quella tirrenica. E come sapete è stato finanziato anche il nuovo lungomare che unirà Marina di Gioiosa, Roccella e Caulonia, quindi questo sviluppo orizzontale sia dei rapporti sia ovviamente delle infrastrutture è un tema sul quale stiamo lavorando tanto. Nel progetto nello specifico credo porterà con sé grandi prospettive di sviluppo per gli appassionati della pesca e si inserisce
inserisce in quel concetto di turismo sostenibile sul quale stiamo lavorando da tempo noi e sul quale sta lavorando anche Marina di Gioiosa. Ovviamente un ringraziamento a Flag Ionio 2 che ha fortemente voluto questo progetto qui a Rocella, che è stato reso possibile anche perché c'è un'infrastruttura portuale, anche e soprattutto perché c'è un'infrastruttura portuale che ha consentito l'esecuzione dei lavori.